Thank you. Un caro saluto da Stefano Ghetti, nessuna novità sul fronte né meteorologico né tantomeno quello climatico. Per quello che riguarda diciamo, il discorso climatico, tutto sommato non sono nemmeno notizie particolarmente negative perché a conti fatti si viaggia intorno alle medie climatologiche del, climatologiche del periodo, fatta eccezione chiaramente per le aree raggiunte dai temporali dove proprio nel momento in cui ci sono i temporali e le piogge le temperature subiscono con un brusco ed improvviso scivolone però su scala generale eh, non fa particolarmente caldo ma non fa nemmeno fresco insomma abbiamo temperature come diceva abbastanza consone al periodo invece sul fronte meteorologico le notizie non sono proprio delle migliori perché insomma in questo periodo dell'anno soprattutto in questi ultimi anni siamo stati abituati già ad avere Condizioni meteorologiche più stabili e poi di conseguenza comunque anche più calde. Abbiamo sempre questo anticiclone che governa il tempo sull'Europa centro-settentrionale, al di sotto di questa fascia anticiclonica. Abbiamo un'altra fascia, un lungo corridoio dove abbiamo circolazioni cicloniche non particolarmente profonde, ma sicuramente in grado di condizionare negativamente il tempo anche sulla nostra penisola. Prossime 24:40. 48 ore. Ancora l'insegna dei temporali pomeridiani, su Alpi, prealpi, su gran parte della dorsale appenninica centro meridionale. Ecco attenzione perché qui sarà più elevato il rischio che qualche temporale possa sconfinare anche verso le pianure adiacenti. Alle nord, invece, sulle pianure il rischio rimane un po' più basso. Fatta eccezione forse per qualche eh, settore del nord-ovest come il Piemonte, parte anche della Liguria. Attenzione invece al plungo ponte del 2 giugno, perché già da venerdì il tempo, abbiamo detto, si farà questi temporali. Ma soprattutto tra sabato e domenica arriverà addirittura un vortice ciclonico sulla penisola iberica, ad aggravare il quadro meteorologico sul nostro paese. E tra sabato e domenica i temporali saranno decisamente più diffusi e si estenderanno probabilmente anche a molte aree di pianura del nord. Avremo modo comunque di aggiornarci. Intanto mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, a più tardi.